L'archivio segreto del Vaticano è uno dei beni più preziosi della Chiesa Cattolica. Nascosto all'interno del Vaticano si trova un tesoro di storia, conoscenza e segreti. Nel profondo ospita secoli di documenti e registrazioni che raccontano l'ascesa e la caduta degli imperi, le nascite e le morti dei papi, lettere scritte da re e regine, copie originali di importanti trattati e persino corrispondenza personale di alcune delle figure più famose della storia. Per ricercatori e studiosi è una vera miniera d'oro, ma per altri gli archivi sono una fonte di mistero e abbandono. Le voci di stanze nascoste, corridoi dimenticati da tempo, società segrete e oscurità. Quindi, quali segreti sono conservati nell'archivio del Vaticano? La città-stato Vaticana fu fondata l'11 febbraio 1929. L'origine dello stato risale alla Pax Lateranense del 1929. Tra l'Italia e il Mar Santo ne conseguì il riconoscimento dell'intera ed esclusiva sovranità di quest'ultimo su un territorio corrispondente alla città di Roma, con un accordo formale che stabilisce anche il cattolicesimo come religione italiana. Il Vaticano ha una popolazione di circa 840 abitanti, è un'area di circa 108 acri e 44 ettari. La città si trova a Roma, in Italia, ed è il più piccolo paese indipendente del mondo da popolazione e area. La città simboleggia la fede cattolica romana e il suo potere, e la sua influenza sui religiosi non possono essere negati. L'autorità della Santa Sede si estende sui cattolici di tutto il mondo. A nord della Basilica di San Pietro c'è il Papa. All'interno delle mura delle città, il Papa è considerato una delle persone più influenti al mondo. A causa della sua influenza religiosa, gli Etruschi erano un popolo misterioso che si stabilì nell'Italia centrale più di 3.000 anni fa. Erano esperti di ingegneria, arte e architettura e la loro civiltà era una delle più avanzate del suo tempo. Tuttavia, non sappiamo ancora molto della loro lingua o delle credenze. Sappiamo che il nome Vaticano non ha nulla a che fare con la lingua greca o latina della Bibbia. Deriva dal dio etrusco Vatis, che era il dio della comunicazione divina e della profezia. Gli Etruschi credevano che Vatis risiedesse in una grotta sotterranea e costruirono i loro templi sopra queste grotte per comunicare con il Dio. Oggi il Vaticano è ancora costruito sopra un'antica grotta etrusca e si dice che il Papa stesso comunichi con Vatis attraverso un tunnel segreto che collega il Vaticano alla grotta. Se questo sia vero o meno, rimane un mistero. Ma è chiaro che il nome Vaticano ha origine dalla credenza pagana. Nell'ottobre 2019 Papa Francesco ha cambiato il nome d'Archivio Segreto Vaticano all'Archivio Apostolico Vaticano. L'Archivio Apostolico è il deposito centrale della Santa Sede di tutti i suoi atti e documenti ed è una delle istituzioni più antiche del mondo. Fu fondata per iniziativa di Paolo V a metà del XVII secolo ed è attualmente uno degli archivi più vasti al mondo. L'archivio contiene anche gli archivi personali del Papa e sono soggetti all'autorità del Papa. L'archivio è diviso in due sezioni, appunto l'Archivio Apostolico Vaticano e l'Archivio Segreto Vaticano. L'archivio apostolico contiene documenti dal pontificato di Papa Innocenzo VIII fino al XX secolo.
mentre l'archivio segreto custodisce documenti di anni più recenti. L'archivio apostolico è aperto ai ricercatori, mentre l'archivio segreto non lo è. L'archivio segreto Vaticano è un vasto magazzino di segreti e rivelazioni, contenente registrazioni di scandali e informazioni esplosive. Gli archivi sono così enormi e disorganizzati che nessuno ne conosce l'estensione completa. Un esperto afferma che ci sono solo 24 miglia circa di scaffali. Per gli archivi, tuttavia, il Vaticano ha recentemente ammesso che ci sono 85 chilometri lineari e 52 miglia di scaffali. Inoltre, ci sono 135 fondi o singoli archivi separati da queste voci archiviate. Queste includono non solo atti di decreti papali, affari di cancelleria e simili, ma altri materiali, come registri di persone importanti, famiglie, ordini religiosi e monasteri soppressi, e quelli di nunziature o ambasciate ecclesiastiche. La maggior parte di questo non è mai stato esaminato e tantomeno indicizzato o catalogato. L'accesso è rigorosamente controllato a causa di informazioni sensibili, come informazioni riguardanti l'Inquisizione. Un gruppo di istituzioni all'interno della Chiesa Cattolica, il cui scopo era combattere l'eresia conducendo processi a sospetti eretici. Questi tipi di informazioni possono essere visualizzati solo con il permesso della sua organizzazione successore. La Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede, tuttavia, è una preziosa fonte di informazioni per storici e ricercatori che cercano di scoprire la verità sulla Chiesa Cattolica e sul mondo che ci circonda. Gli archivi segreti vaticani hanno conservato per secoli alcuni dei documenti più preziosi e pericolosi del mondo, ma negli ultimi anni gli archivi sono stati coinvolti in polemiche nel 2015. Un gruppo di ricercatori ha trovato prove che il Vaticano aveva nascosto dozzine di documenti controversi che descrivono in dettaglio gli abusi sessuali da parte di preti cattolici. I ricercatori hanno affermato che il Vaticano era più preoccupato di proteggere la sua reputazione che di salvaguardare le vittime di abusi. Poi, nel 2018, un altro gruppo di ricercatori ha scoperto che il Vaticano aveva distrutto centinaia di file importanti relativi all'Olocausto. Il Vaticano ha insistito sul fatto che i file fossero stati rimossi per motivi di conservazione, ma molti credono che siano stati distrutti per proteggere l'immagine della Chiesa. La polemica che circonda gli archivi segreti vaticani ha lasciato molti a chiedersi cos'altro viene nascosto alla vita del pubblico, quali altri oscuri segreti sono sepolti dietro le mura. Secondo alcune voci, gli archivi vaticani contengono prove di vita extraterrestre. La prova più comunemente citata è una serie di teschi che si dice siano di origine extraterrestre. Alcune persone credono che il Papa sia in combutta con questi alieni e che stiano lavorando insieme per impiantare tutti sulla Terra con chip per computer. Mentre non ci sono prove concrete a sostegno di queste affermazioni, rimangono una fonte di fascino per molte persone. Se le voci sono vere, significherebbe che il Vaticano è seduto su uno dei più grandi segreti della storia. Forse un giorno noi sapremo la verità, ma per ora il Vaticano rimane a bocca chiusa sulla questione degli extraterrestri. Nel 1891, Papa Leone XII fece una pubblicazione che avrebbe avuto un profondo impatto sulla Chiesa Cattolica. Il documento intitolato Rerum Novarum, tradotto in Di tutte le cose nuove, fu una critica feroce della rivoluzione industriale e dei suoi effetti sui lavoratori. Leone sostenne che il nuovo sistema economico era sfruttatore e ingiusto e chiese riforme radicali per proteggere i diritti dei lavoratori.
Il testo suscitò scalpore all'interno della Chiesa e suscitò un dibattito sul papato. Il ruolo delle encicliche papali negli affari sociali e politici negli anni che seguirono divenne sempre più comune, poiché i papi le usavano per parlare di vari argomenti, dalla povertà alla guerra e all'aborto. Oggi le encicliche papali sono una parte essenziale della Chiesa Cattolica, è insegnamento sociale e ha continuato a plasmare la nostra comprensione del mondo che ci circonda. Per secoli, gli storici hanno adescato l'esistenza di Gesù Cristo. Tuttavia, è emersa una nuova teoria secondo cui il Vaticano sta nascondendo la prova che Cristo non è mai esistito. La teoria si basa su rapporti che gli archivi contengono, comunicazioni tra l'imperatore Nerone e San Paolo. Secondo questi rapporti, Nerone era allarmato della diffusione del cristianesimo e interrogò Paolo sul suo leader. In risposta, Paolo avrebbe detto a Nerone che Cristo era una persona reale, che i romani avevano giustiziato. Tuttavia, alcuni storici ritengono che questa storia fosse fabbricata per placare Nerone. Se è vero, significherebbe che il Vaticano continua a nascondere la verità su Cristo per mantenere il suo potere. Indipendentemente dal fatto che questa teoria sia vera o meno, è chiaro che i dibattiti che circondano l'esistenza di Cristo continuerà per i secoli a venire. Si dice che gli archivi vaticani ospitano la più grande collezione al mondo di video di bambini inappropriati. Che questo sia vero o no, resta il fatto che il Museo dell'Erotismo di Copenaghen contiene una vasta e variegata collezione di materiale salace che va da dipinti e fotografie a film e giocattoli. Inoltre, il museo conserva anche un numero significativo di scritti erotici, inclusi quelli del fondatore della National Review William Buckley e della studiosa Camilla Paglia. Forse non sorprende che gli archivi vaticani siano stati collegati a queste voci scioccanti e inappropriate. Tuttavia, la vera natura della collezione rimane un mistero. Alcune persone credono che, nonostante la sua disillusione in epoca medievale, gli Illuminati si siano costruiti solo con i suoi membri, collocati in qualche delle posizioni più potenti in tutto il mondo. Un ufficio così potente è il Vaticano, dove si ritiene che molti membri di spicco facciano parte degli Illuminati. L'idea che gli Illuminati controllino tutto può sembrare inverosimile per alcuni, ma se si considerano le prove, ha molto senso. Ad esempio, il Vaticano è un'organizzazione immensamente ricca con un valore stimato di oltre 30 miliardi di dollari. Possiede anche parte del mondo, l'arte e i manufatti storici più preziosi del globo. Data la loro vasta ricchezza e influenza, non è difficile credere che potrebbero essere dietro alcune delle più grandi cospirazioni del mondo. Quindi la prossima volta che vedi qualcosa di strano che sta accadendo nel mondo, potresti intuire la causa. Il terzo segreto di Vatima è un controverso documento nascosto negli archivi vaticani. Nel 1917, tre bambini portoghesi affermarono di aver ricevuto una profezia dalla Vergine Maria, di cui uno fu testimone da parte di migliaia di persone. La presunta soppressione di questo terzo segreto ha alimentato le voci secondo cui i suoi contenuti riguardavano un disastro naturale dell'olocausto nucleare. E così la divulgazione dei contenuti di questo segreto nel 2000 non ha fatto molto per reprimere la speculazione che molti credono sia il terzo segreto. Essendo ancora nascosto al pubblico, alcuni credono che i suoi contenuti siano troppo scioccanti per essere rilevati, mentre altri credono che il Vaticano lo stia usando come strumento per controllare le masse. Qualunque sia la verità, il terzo segreto di Fatima rimane uno dei documenti più misteriosi al mondo. Alcuni credono che ci sia più negli archivi vaticani di quanto sembri. Ad esempio, alcuni credono che nascosta negli archivi ci sia una macchina del tempo, noto come il cronovisore. Il cronovisore sarebbe stato costruito da uno scienziato e sacerdote italiano. Si dice che padre Pellegrino Maria Ernetti abbia decodificato un dispositivo che un'antica civiltà si era lasciata alle spalle. Usando questo dispositivo è stato in grado di visualizzare eventi del passato e del futuro. Lui ha anche affermato di aver assistito alla crocifissione di Gesù Cristo. Tuttavia, non esiste alcuna traccia di tale dispositivo. Ed Ernetti portò i suoi segreti nella tomba quando morì nel 1994.
Tuttavia, alcuni credono che il cronovisore sia ancora nascosto negli archivi vaticani, in attesa di essere scoperto. Per secoli, il Vaticano ha custodito attentamente i suoi archivi, consentendo solo a studiosi selezionati l'accesso alla sua ricchezza di documenti e manufatti. Tuttavia, negli ultimi anni, il Vaticano ha iniziato ad aprire i suoi archivi a un pubblico più ampio, e gli scienziati sono stati in grado di studiare alcuni dei segreti più gelosamente custoditi della Chiesa. Ciò che si nasconde all'interno degli archivi è indovinato da chiunque, ma ci sono sicuramente molti segreti che devono ancora essere rivelati, data la storia della Chiesa Cattolica. È probabile che alcuni di questi segreti siano piuttosto scioccanti. Se e quando questi segreti verranno mai rivelati, potrebbe cambiare per sempre la nostra percezione della Chiesa, o addirittura del mondo.